Quindi l'iniziativa di oggi è stata molto importante perché deve essere la prima di un percorso che riporti le donne di nuovo a ribadire che non è necessario che nessuno parli al posto nostro, ma non solo non è necessario, non è accettabile. Dopo le dichiarazioni di Zaia, questa prima mobilitazione è stato un momento importante che ci ha visto riprenderci la parola ed esprimerci in merito. Adesso il secondo passo sarà quello di costruire la presenza davanti alla Regione Veneto, davanti a Palazzo Ferrofini, nel momento in cui la Giunta si insedia. Questo momento dell'insediamento e del primo Consiglio regionale sarà lunedì 26 alle ore 10. Quindi invitiamo tutte per quanto possibile a cercare di liberarsi, di prendere ferie, di non andare a scuola, perché è davvero importante costruire un percorso.